Si parte, mettetevi comodi, inizia adesso Virtus Entella Bari con l'Entella che gioca il primo pallone di tacchio, battocchio per Baldanzeddu, scorso anno insieme a Mangia nello Spezia. Palla subito in verticale per Sansovini che corre in mezzo Mazzarani e Moreo. Sansovini, primo duello della partita, va sul sinistro, poi prova ad andare sul destro, ben bloccato da Ligi che ha letto le intenzioni di Sansovini e l'ha bloccato. Baldanzeddu ancora per Sansovini, stop a seguire con l'esterno, ancora una volta l'ex Crotone Ligi allontana in gol contro l'Avellino per la rete del vantaggio, poi Bari rimontato 2-1. Calderoni prolunga, Stojan protegge palla a Caputo, arriva il raddoppio di Baldanzeddu, bravo Caputo nel proteggerla con la suola. Russo, rimessa laterale per il Bari. ...43 presenze e 3 gol scorso anno per Marco Calderoni, uno dei vecchi della Bari che ha cambiato tantissimo quest'estate. Ma come ha detto Mangia, è stata sì una rivoluzione, però sono rimasti i giocatori più importanti. Calderoni è uno di questi, defendi assolutamente il leader, anche se oggi ha lasciato la fascia di capitano a Caputo. Rossini, Donnarumma, titolare nelle due gare di Coppa Italia, iniziato la stagione a Guarna, poi qualche errore nel precampionato, soprattutto contro la Lazio. Allora dentro il portiere di Castellammare. Russo, prima di Caputo, poi in scivolata Donati, anche lassù una bella storia. Queste sono due belle favole, la di Entella e Bari, due storie da raccontare, un momento non facile per il calcio italiano. Ligi, si abbassa Stojan, lo vedete, il numero 20 qui in basso a sinistra. Donati, cambio gioco perfetto per Galano, allarga il gioco il Bari con i due esterni, Galano da una parte, Stojan dall'altra, adesso non potete vederlo ma è larghissimo a sinistra. Sabelli davanti per Caputo che si muove molto, prova a crossare, bloccato, l'ultimo tocco è il suo, è rimessa per l'Entella. Allontana Lewandowski, compito non facile, debutto in Serie B, giovane, classe 93, di fronte a Galano che parte a destra per tornare sul suo piede forte, sul mancino. Tantissimi gol in carriera così. Vedremo come se la caverà il giovane Lewandowski. Russo, Cesar, Russo prova a farsi vedere di tacchio, allarga invece per Troiano. Ligi, così e così il primo controllo, poi con molta freddezza supera Moreo. Stojan di tacchio, messo male sugli esterni il Bari, palla in verticale per Sansovini. Sono molto alti i due esterni di difesa e tendono ad allargarsi i due attaccanti, da una parte Moreo, dall'altra Sansovini, come in occasione della prima chance per Sansovini. Quella può essere una zona pericolosa. Di tacchio, Stojan, Caputo, c'è largo Galano, esce Lewandowski in scivolata, prende palla, ma gioco pericoloso, alza il braccio Baracani. Donati batte la punizione ma il pallone è in movimento. Ha preso il pallone Lewandowski ma Baracani ha giustamente fischiato gioco pericoloso con la gamba alta del polacco. Donati, Sabelli, Galano in mezzo a De Luca. Galano gioca con defendi, controlla e crossa per Stojan, Baldanzeddu di testa. Cesar solo per un attimo, Stojan va in romeno, anche lui scuola Roma. Stojan si accentra sul destro, calcia, non bene, facile per Ivan Pellizzoli, nuova avventura, scorso anno bene a Pescara. Arrivato a parametro zero, un portiere d'esperienza
che ha dimostrato proprio lo scorso anno di poter ancora dire la sua. Ligi, di tacchio, recupera Sabelli, Galano, avanti per De Luca, corre Sabelli, dà una soluzione al compagno. Sabelli che ha debuttato in Under 21 proprio grazie a Mangia, quando era il CT dell'Under. In settimana lo ha elogiato dicendo che è cresciuto molto rispetto a due stagioni fa, rispetto al suo debutto in Under 21. Sabelli, il cross per Caputo che controlla al limite dell'area di rigore, si gira Caputo, conclusione deviata, calcio d'angolo, il primo della partita per il Bari. Attenzione alle soluzioni su palla inattiva. Batte Galano con il sinistro, si avvicina Stojan. Ligi, Calderoni e il resto dei giocatori del Bari sono tutti nell'area piccola. Da qui li vedete. Rossini, Donati, De Luca. E anche Caputo. Palla a cercare Ligi con i pugni Pellizzoli. Battocchio. Perde il duello con Calderoni. Che butta dentro questo pallone. In qualche modo Moreo, tornate a difendere, ha preso campo il Bari. Ligi, Donati, dal 2009 al 2012 a Bari. Uomo di esperienza in mezzo al campo, è arrivato anche Minala dalla Lazio, disponibile sia lui che Rozzi, un altro ex Lazio, anche se lo scorso anno ha giocato nella squadra B del Real Madrid, Real Castiglia. Un altro ragazzo nel giro delle nazionali giovanili. A proposito di nazionali giovanili, oggi al comunale c'è anche Evani, allenatore dell'Under 20. Baldanzeddu supera facile Stojan. Mazzarani gioca di prima ma non gioca bene. Stojan vuole subito aggressività, Prina, ma non c'è. Come non c'è la precisione, il tocco con Caputo che non trova De Luca. Cesar, lancio per Sansovini, difficile prendere questi palloni contro Rossini e Ligi, entrambi molto strutturati fisicamente. Baldanzeddu di tacchio, Baldanzeddu va sull'esterno, pressato da De Luca, riesce a portare avanti il pallone. Calderoni anticipa Mazzarani che tende sempre ad allargarsi sugli esterni, o a destra o a sinistra. Scorso anno ha spesso fatto la differenza con la maglia del Modena, 6 gol, non sempre titolare. Battocchio recupera palla, va in verticale per Sansovini, si alza la bandierina, fuori gioco di Sansovini. Un po' troppa fretta per il guardalinea ad andare su con la bandierina. In queste circostanze bisogna sempre aspettare, perché Ligi poi ha tentato di giocare il pallone, scivolata, l'ha preso Donnarumma, quindi nessuna occasione per Lentella, ma si tende sempre ad aspettare prima di alzare la bandierina, di vedere a chi va il pallone, per intenderci. L'azione del terzo gol dell'Athletic Bilbao contro il Napoli, il guardalinea ha aspettato, c'era Duriz in fuorigioco, l'ha presa Ibai Gomez che era in posizione regolare e ha fatto gol. Eccoli i tifosi di Bari arrivati oggi a Chiavari. Prossima giornata in casa Bari-Perugia, mentre Lentella giocherà a Bologna. Galano cerca Rossini sul secondo palo, fermato, azione ancora viva, la conclusione deviata da Di Tacchio. Baldanzeddu non riesce ad evitare il calcio d'angolo, rimane in zona d'attacco il Bari.
Batte Stojan, si avvicina Galano, deve indietreggiare, invece Battocchio. 6 saltatori in area di rigore, sono in fila, pronti per il trenino, pronti per i blocchi. Palla sul secondo palo, lunga per tutti, anche per Pellizzoli, rimessa dal fondo. Parla con i suoi collaboratori, Prina. Scorso anno una delle sorprese più belle della Lega Pro, non solo per la promozione ma per il gioco espresso, per la qualità vista in tantissime partite. Di Tacchio, Calderoni, Cesar, palla in verticale ancora per Sansovini, Rossini. L'ultimo tocco di Calderoni, prezioso qui il pressing di Moreo che guadagna rimessa laterale. Sansovini non la trova, Moreo, gioco pericoloso, il numero 11 cresciuto nel vivaio del Milan. Esulta anche lui alla Caracciolo, mi mando il volo dell'airone. Ligi. Caputo. Si muove De Luca, ha toccato pochi palloni, Baldanzeddu ferma l'avversario, Donati. Defendi, pressing alto di Troiano, se la cava bene Defendi. Ha vinto 3 campionati di B con Atalanta, Chievo e Lecce. Quest'anno cerca il quarto. Uno dei jolly a disposizione di Mangia, può giocare ovunque. Grande intelligenza calcistica. Baldanzeddu, Moreo, sponda per Sansovini, che calcia in porta. Con poca precisione, ma buona l'idea. Stavolta ha funzionato il lancio lungo per la prima punta. Moreo, la sponda, Sansovini, la conclusione. Non è ancora al 100%, l'ha detto anche Prina in settimana, però ha bisogno di giocare Sansovini. Ecco perché oggi in campo con Litteri pronto a far staffetta in panchina. Un altro acquisto di qualità per la Serie B, è arrivato alla Ternana. Ligi, in vantaggio a Sansovini. Se la cava bene l'ex Crotone, Defendi, scivola. Troiano la recupera, poi intervento irregolare su di lui di Rossini, che è scivolato sul terreno sintetico e ha colpito l'avversario. Fallo non di Defendi ma di Rossini, che commette un'irregolarità sia su Troiano che sul compagno. Fischio io, dice Baracani. Pronta a calciare Mazzarani, che bravo nel far scendere il pallone all'ultimo. Eccola la bomboletta, ormai la conosciamo bene. Batte Mazzarani, uno schema, pallone alto per Sansovini. L'arbitro però ha fermato il gioco per un blocco irregolare, non era fuori gioco. Calcio di punizione. Lancio lungo di Donati, impreciso per Caputo. Un quarto d'ora di gioco, 0-0, in cui nessuna occasione da gol, solo una conclusione verso la porta di Caputo. Deviata in calcio d'angolo, all'altra parte Sansovini ci ha provato con poca precisione. Lancio lungo per Moreo, imprendibile, c'è Calderoni in vantaggio, ma Moreo ha dimostrato di non mollare mai già in questi primi minuti, va a lottare. Sicuramente una delle sue caratteristiche migliori, la generosità. Non è un grande marcatore, però è molto utile per i compagni di reparto, fa spazio, gioca di sponda. Sansovini per Mazzarani, riesce ad arrivare prima di Rossini, lo scontro, palla per Donnarumma, pericoloso, Mazzarani tra le linee.
Spesso è lui il giocatore più avanzato, con Moreo e Sansovini che si allargano. Caputo, controllo cos'è così. Donati, difendi. Calderoni. Fanno movimento in avanti, non li vedete. Caputo e De Luca, e Mangia continua a richiamare i suoi due attaccanti. Ora sta parlando con De Luca. Ligi. Stojan, Calderoni. Impreciso il pallone per De Luca. È stato però un tocco di Cesar, il brasiliano, l'uomo più esperto in campo, classe 79. Calderoni, il cross per Caputo che la sfiora. Nessuno sul secondo palo, aveva già tagliato Galano. Non era invece entrato in area di rigore, defendi. Ha tanta voglia di fare Caputo. Un anno fermo. L'inizio della squalifica era di 3 anni e 6 mesi. Quella condanna è stata ridotta. La sua ultima stagione, 36 presenze e 17 gol. Sabelli. De Luca, sin qui si è visto poco. Caputo, 1-2, che funziona, c'è anche Galano. Va De Luca, primo spunto della partita, la sponda per Galano. C'è largo Stojan. Galano punta l'avversario, non gli lascia il sinistro Battocchio. Allora Stojan, che destro, arriva raddoppio di Battocchio. Stojan va sul fondo, vuole il cross. Guadagna calcio d'angolo, ho molti dubbi, anche prima. Da qui, in diretta, l'ultimo tocco sembrava di Stojan. Eh sì, di Stojan, con il piede destro, non se ne è accorto Baracani. Calderoni, Ligi, Rossini, De Luca, Donati e Caputo. Stojan, questa volta meglio, ma c'è Moreo, libero sul primo palo, allontana. Senza badare allo spettacolo, Sabelli giustamente allontana, evita la ripartenza di Sansovini. Mazzarani, avanti per Battocchio, c'è Defendi che recupera con la sua velocità. Mazzarani con la spalla, di tacchio. Mazzarani, all'altra parte c'è Moreo. Mazzarani lo cerca, ma il pallone non si alza. Caputo, ancora per De Luca, 1-2 che non si chiude, di tacchio. Vede il movimento di Moreo che si allarga, controlla con il petto, un pallone complicato. Arriva Lewandowski. Può giocare. Fino in fondo Lewandowski contro Sabelli. Cross deviato, Ligi, prima di tutti. Poca fiducia da parte degli attaccanti dell'Entella. Non si aspettavano il cross di Lewandowski, che è arrivato, anche pericoloso. Ligi allontanato. Lewandowski, alto cross, buono sul secondo palo. Moreo, la sponda, poi palla buona per Troiano, che calcia con il destro, pallone alto, secondo buon cross di Lewandowski. Questa volta c'era un compagno in area di rigore. Era Moreo che in maniera intelligente ha cercato la sponda per un compagno. Poi conclusione di Troiano nel piede destro. Eccolo che si coordina, l'ex Modena Sassuolo, senza trovare la porta. È rimasto giù Moreo. Avete visto, inquadrato prima di Tacchio, un altro centrocampista molto bravo nelle conclusioni da fuori. Segna poco, ma di solito fa gol molto belli dalla distanza. Mi viene in mente il gol dello scorso anno, bellissimo, contro il Venezia. Classe 90 di Tacchio, questo è lo scontro Ligi Calderoni Moreo. Ha girato tante squadre il centrocampista di Trani. Ascoli, Fiorentina, Frosinone, Juve Stabia, Perugia. Saltato lo scorso anno al finale di stagione per infortunio. Sabelli. Caputo. Non c'è il 1-2 con De Luca. Rossini. Defendi, questa volta è lui ad abbassarsi tra i due centrali per iniziare l'azione con Donati più avanti. Stojan vuole il tocco per Calderoni, ma litiga con il pallone. Sansovini,
supera Stojan, gioca con Battocchio, si larga a destra Baldanzeddul, sbaglia, tocco Battocchio, molto forte, ma arriva Lewandowski, imprendibile il pallone per il polacco. Cognome importante per l'esterno sinistro della Virtus Entella, ci sono parentele con Robert Lewandowski, attuale attaccante del Bayern Monaco. Ligi, da destra a sinistra, Calderoni. Stojan, duro l'intervento di Baldanzeddu che prende il primo giallo della partita. Fallo ingenuo, era spalla alla porta, Stojan aveva già scaricato il pallone, troppa foga. Bene con la Juve Stabia. Baldanzeddu cresciuto nel vivaio dell'Empoli. Ne approfitta Prina per dare indicazioni mentre Moreo, stordito, è ancora fuori. Donati, perfetto il cambio gioco. Controlla Sabelli. Caputo, sbaglia lo stop, può prendere di tacchio, tante maglie rosse intorno a lui, De Luca, zona tiro, fermato da Cesar, Calderoni, prima ad arrivare sul pallone, avanti per De Luca, altro passaggio impreciso per Calderoni. Con calma Pelizzoli, sono 23 minuti sul cronometro, 0-0 tra Virtus Entella e Bari. Prima giornata del campionato di Serie B. È arrivata la notizia della 22esima squadra a giocare questo campionato. Il Vicenza ha vinto il ballottaggio con il Pisa. Ancora fuori Moreo, continua a perdere sangue, il quarto uomo ha detto ai dottori di tamponare bene. Di tacchio, Russo, sbaglia il tocco Sabelli ma è fortunato, c'è Ligi, molto bene con il Crotone lo scorso anno, ha perso poi la prima gara dei playoff proprio contro il Bari. Sabelli, vicino a lui Galano, va centralmente, Donati, Galano, Caputo, Donati, alza per De Luca, palla in verticale, si chiudono i due centrali, e può prenderla con calma Pelizzoli. Torna in campo Moreo, ristabilita la parità numerica. Va subito a battagliare con Calderoni Moreo. Sfiora il pallone. Baldanzeddu. Calderoni è in vantaggio. Moreo gli dà fastidio. Niente rimesso dal fondo. Solo rimesso laterale in zona pericolosa. Può permettere il pressing di Moreo alla sua squadra di salire. Di mettere pressione sull'uscita del Bari. De Luca. Tocco di tacchio e rimessa laterale. 4 gol scorso anno in Serie A per De Luca con la maglia all'Atalanta. Di tacchio. Fallo di Stojan. Cercato l'intervento di tacchio. Ha trovato. Il tocco di Stojan. Vedete, è di tacchio allargare la gamba destra. Per cercare il contatto. Cesar, Baldanzeddu, Cesar. Torna da Pelizzoli. Sempre molto alta difesa del Bari, una delle idee principali al gioco di Mangia. Per il gioco di rientro di Caputo. Si è alzata la bandierina. Il secondo collaboratore, D'Apice.
Baldanzeddu a cercare la testa di Troiano. Ligi, difendi, utile davanti alla difesa. Mazzarani per Sansovini, anticipato da Donati. Di Tacchio, occhio al tiro, calcia Di Tacchio, Donnarumma la blocca. Queste sono le conclusioni di Simone Di Tacchio, sinistro temibilissimo. Caputo, Galano si allarga, defendi, tiene il pallone Galano, si muove De Luca, a destra Sabelli, sfida Troiano, riesce a crossare per Caputo che prende il tempo a Cesar, pericoloso nei movimenti il capitano del Bari. Buono anche il cross messo da Sabelli. Questa invece è la conclusione, il numero 6 di Tacchio, e la presa, la prima parata del match di Donnarumma. Donati, De Luca, Stojan. Caputo protegge palla contro Cesar, prende un calcio e naturalmente anche il calcio di punizione. Poi Baracani si arrabbia con il brasiliano perché ha allontanato il pallone. Scorso anno ha giocato poco con la maglia dell'Hellas. Massimo Donati. Sabelli. Troiano in traiettoria. Sabelli, rimpallo. Esce Moreo da tutte le parti. Troiano, altro colpo di testa, Sabelli, troppo alto il pallone per De Luca, c'è Caputo al limite, va sul destro, prova a allargare per Galano, fermato sul più bello dal buon intervento di Cesar. Sansovini con il tacco per Moreo, grande giocata di Sansovini, Moreo porta sulla squadra, in scivolata Donati, prende solo il pallone. Il pubblico prova ad aumentare il volume. Sansovini. Le finte su Sabelli, vuole il fondo, in scivolata defendi. Dicevo in precedenza, la sua duttilità nasce come esterno alto, poi esterno di centrocampo, ha giocato anche terzino, ora centrocampista centrale. Il cross, Rossini, Caputo, sempre buon lavoro, spalla alla porta, contro Di Tacchio, allarga per Galano, può distendersi in contropiede del Bari, anche se difesa e lentella è messa bene, ma vanno ancora su quella fascia, Caputo e Galano, Galano, Pellizzoli urla sinistro, il cross è per Stojan, pronto a coordinarsi, bravo Baldanzeddu, diagonale perfetta, poi Moreo con un sombrero, cerca il secondo sombrero, Donati lo ferma con la testa, sta per perdere i pantaloni Donati, li tira su e gioca con Caputo, alza il pallone, una buona giocata, fallo di Donati, ha dovuto anche preoccuparsi di tirarsi sui pantaloni, colpo di testa di Donati, visto molto bene Baracani, o meglio ha visto molto bene il quarto uomo che aveva una visuale perfetta, non ha segnalato nulla a Baracani che invece era di spalle. Un quarto d'ora più eventuale recupero al termine del primo tempo, 0-0, gara equilibrata. Sansovini col fisico, Calderoni, rimessa laterale per il Bari, e si arrabbia Sansovini con il quarto uomo e mi spinge, ha detto De Luca, gioco pericoloso, adesso gara spezzettata. Protagonista, un episodio spiacevole in Coppa Italia contro l'Avellino, De Luca, anche se alla fine ha pagato solamente lui per la reazione, 3 giornate, mentre non è stato punito il morso di Comi.
che ha provato ad imitare l'aspetto meno bello, meno legato al calcio di Luis Suarez. Troiano, si allunga troppo il pallone, Donati, Caputo, difendi, a sinistra c'è Stojan, lo vedete, difendi, cerca De Luca, i due non si intendono, provano a spiegarsi, c'era anche Caputo, libero. Lewandowski, di tacchio, si allarga a destra Sansovini, non lo vedete, cerca la palla lunga per Mazzarani, Rossini, attenti sin qui due centrali, nuova coppia per il Bari, sbaglia Ligi, primo errore del match, poi il fallo di Donati su Battocchio, giallo per il numero 5 che giustamente si arrabbia con Ligi e ha staccato per un attimo la spina e ha regalato palla agli avversari, fallo questo speso bene da Donati, che ha preso sì il pallone ma poi anche l'avversario, prende palla e poi col pallone ancora giocabile travolge Battocchio. Due soluzioni, il destro di Mazzarani e il sinistro di Tacchio, che è l'ultimo a sistemarsi il pallone, forse questo è un indizio. Continuano a parlare, vuole convincerlo di Tacchio a battere. Mazzarani però non sembra convinto, ragazzo di Roma, cresciuto nella Cisco. Vediamo chi va. Va di Tacchio sulla barriera, colpito in pieno Caputo, l'ultimo uomo, Baldanzeddu. Allontana Donati, ben posizionato. Continua, mangia ad arrabbiarsi con i suoi due attaccanti, continua a parlare con Caputo e De Luca. Controfallo, guadagnato troppi metri Baldanzeddu, rimessa invertita. Caputo, colpetto per Calderoni, che fa correre De Luca, vantaggio russo, ma c'è Pellizzoli, può controllare. Non funzionano sin qui gli schemi offensivi del Bari. Hanno spesso sbagliato l'ultima soluzione. A proposito di giocatori bravi nell'ultimo passaggio, è arrivato giovedì dalla Fiorentina Wolski, polacco di grande qualità, l'abbiamo visto anche lo scorso anno in Serie A. Mazzarani, vicino Sansovini, la mano di Calderoni, calcio di punizione, giallo per Calderoni, il passaggio era per Sansovini. Batte Mazzarani, Sansovini pronto a tagliare sul primo palo, poi ci sono Russo e Moreo, larghissimi dall'altra parte. Troiano e Cesar, anche loro dentro, vicino a Sansovini, tre che vedete, poi ne mancano due, sono larghi. Mazzarani, Donnarumma, esce con sicurezza e anticipa gli avversari, fa ripartire poi l'azione d'attacco con Caputo, che corre a destra. Lascia Sabelli, può puntare Lewandowski. Sabelli, doppio passo avanti per Caputo. Eccolo l'ultimo passaggio, che anche in questa occasione è poco preciso. Ha vinto due campionati a livello giovanile Sabelli, gli allievi nazionali con Stramaccioni in panchina, come dicevo, campionato primavera con la Roma contro il Varese di Mangia. Ligi, Calderoni, Ligi per Donnarumma, senza buttarla a destra da Sabelli, Troiano però in anticipo,
finta di corpo di Troiano, che prende giustamente gli applausi del pubblico. Lui ha già vinto campione di B con il Sassuolo. Baldanzeddu supera Stojan, altro fallo di Stojan, molto simile a quello di prima su Di Tacchio, anche se, come abbiamo visto prima, Di Tacchio è stato furbo qui, fallo netto del romeno. Di Tacchio in anticipo su Caputo. Rossini, iniziato titolare lo scorso anno nel Sassuolo, poi dopo i 7 gol subiti dall'Inter ha perso il posto, mentre continua a alzarsi i pantaloncini donati. Forse lui ha perso l'elastico. Galan, 1-2, buono con Sabelli che corre, fermato dall'ottima chiusura difensiva di Mazzarani. Che ha aiutato in fase di non possesso Lewandowski, che sin qui si sta comportando bene, spinto di più rispetto a Baldanzeddu, ha messo due palloni interessanti in area di rigore, anche in fase difensiva nessuna sbavatura. Troiano non la prende, Mazzarani sì, può puntare Sabelli, Sansovini e Moreo in mezzo, arriva anche Battocchio, Mazzarani il dribbling, la fa girare per Sansovini, che non arriva per pochi centimetri, buono lo spunto di Mazzarani, l'uomo che può creare superiorità numerica nella Virtus Entella, dribbling a cross leggermente troppo alto. Sono mancati un po' di centimetri a Sansovini. Ha segnato diversi gol di testa in carriera, ma ha altre caratteristiche. Sabelli, Galano. Sabelli, De Luca, gioca bene, defendi. Taglia il campo Galano, all'altra parte c'è Stojan e chiede il pallone. Defendi, va nel duello con Di Tacchio, si allarga, va al cross, buono per Caputo, che anticipa Stojan e in equilibrio precario manda alto il pallone. Bravo defendi nel puntare l'avversario, che ha avuto la giusta personalità. Il dribbling è su Di Tacchio, avete visto Stojan sbucare alle spalle di Caputo, non poteva vederlo. Battocchio, Baldanzeddu, Mazzarani, finta di corpo, poi ancora Baldanzeddu, alza bene il pallone per Battocchio, controllo, prende il centro del campo, poi allarga ancora per Baldanzeddu, in mezzo c'è Moreo, arriva anche Troiano, cross basso deviato, Sansovini tiene vivo il pallone, calcio d'angolo, batte Mazzarani, arriva Cesar Russo, i due centrali, rimane fuori Di Tacchio pronto a colpire, Moreo al limite dell'area di rigore, Troiano e Sansovini all'area piccola, sono questi gli uomini d'attacco dell'Entella. Tornata anche Caputo, rimangono invece due uomini in zona offensiva, non li vedete, sono Galano e De Luca. Mazzarani a giro a cercare il colpo di testa di Cesar che sfiora. Moreo, duello con Ligi, c'è poco spazio per crossare, riesce a mettere dentro il pallone, manda via defendi, poi Donati svirgola, palla buona, si alza la bandierina, fuori gioco di Sansovini, esulta il pubblico, ma si era alzata la bandierina al momento del tocco per Marco Sansovini. Calderoni, Rossini, defendi, a spazio, cambia gioco per Stojan, arriva Calderoni, Donati, Ligi, De Luca, cerca il fallo e lo ottiene,
poi batte subito per Caputo, anche lui spalla la porta, c'è però il raddoppio di Tacchio, quindi allarga da Stojan. De Luca, corre Stojan con il tacco De Luca per Caputo, Donati recupera, Galano, c'è Sabelli ad aiutarlo, Galano torna sul sinistro, Sabelli contro Caputo, il velo a cercare De Luca, l'anticipo pulito di Russo, cercano sempre il passeggio stretto Caputo e De Luca, che parlano la stessa lingua calcistica, entrambi bravi tecnicamente negli spazi sullo stretto. De Luca, però si è sbagliato, è rimessa dal fondo, cercano gli scambi ma sin qui ben letti da Russo e Cesar. Sta trovando la forma migliore Rinaudo, un altro acquisto di qualità per la Serie B, per la Virtus Entella, che si è mossa molto bene sul mercato. Sansovini, Litteri, Mazzarani, Baldanzeddu, Pelizzoli, Camigliano e Battocchio, ragazzi che possono e come alzare il livello medio della squadra. Di Tacchio non si intende con Baldanzeddu, si era fermato. Caputo, Calderoni, ancora Moreo, fastidiosissimo, senso buono naturalmente. Ligi, Donnarumma, Defendi, c'è la pressione di Troiano, Defendi aggira l'avversario con calma. De Luca vicino Galano, c'è anche Sabelli a destra, De Luca centrale per Caputo, salta il primo e poi scarica. Donati, Galano, Donati ancora da Stojan, corre Calderoni, non c'era lo spazio per servirlo. Battocchio con grinta contro Donati, rimesso dal fondo. Vai così, dice De Luca Stojan. ...4-4-2 che si trasforma in fase offensiva in un 4-2-4 con Galano e Stojan sulla stessa linea dei due attaccanti. Lewandowski, Moreo, li passa davanti Defendi, De Luca può correre a sinistra, Stojan a destra, Caputo che taglia, ancora situazione letta bene da Russo. Calderoni, Sansovini gli dà fastidio, è questo il lavoro che vuole Prina, gli attaccanti che devono inseguire i difensori avversari. Donati, contrasto contro Iano, non falloso per Baracani che era vicino all'azione. Ligi fa rimbalzare il pallone, poi lo controlla, la pressione di Mazzarani, butta via il pallone Ligi, anche perché Donati è rimasto a terra e anche in questa occasione è rimasto in mutande. Questo è lo scontro con Troiano, una spallata sul volto di Donati che dovrebbe cambiare i pantaloncini. È stordito Donati. Segnato un gol bello, importante, alla Juventus diverse stagioni fa. Gol della vittoria con la maglia del Bari. Tempo di recupero, 2 minuti. 2 di recupero. Iniziano adesso.
De Luca. Lancio lungo, Ligi fa rimbalzare il pallone e poi allontana. E mangia, si arrabbia con De Luca. Baldanzeddu torna da Cesar. E ancora Pellizzoli. Calato è molto il ritmo della partita, non è stato un bel primo tempo. Era molto equilibrata, con poche occasioni da gol. Baldanzeddu. Battocchio. Sopra un avversario Baldanzeddu. Poi allarga per Mazzarani che controlla. Va al cross sul secondo palo. Non c'è Sansovini, non c'è Moreo. C'è Sabelli che manda via. Ha mancato un po' di cattiveria. Due attaccanti della Virtus Entella in questa occasione. Buon pallone messo da Mazzarani. Che è ovunque. Sta riuscendo a trovare spazio sugli esterni, a sinistra o a destra. Defendi. Cesar. Ultimo tocco di Ditacchio. Rimessa laterale. Russo cerca l'anticipo, Caputo va via, è l'ultima occasione del primo tempo, è per il Bari, Caputo, cross basso, Cesar, attentissimo, e arriva il duplice fischio di Baracani, finisce 0-0 il primo tempo. Per Mangia, 4-4-2, Donnarumma, Sabelli, Rossini, Ligi e Calderoni, i due centrali sono Donati e Defendi, Galano a destra, Stojan a sinistra e Caputo e De Luca davanti, sono mancati anche i due esterni. Stojan e Galano ben bloccati dai continui raddoppi sulle fasce, molto aiutati Baldanzeddu e Lewandowski dai centrocampisti, anche da Mazzarani che ha corso tutto campo, fase di non possesso naturalmente in fase offensiva. Inizia il secondo tempo con il Bari che gioca il primo pallone, lancio di Ligi, Lewandowski, Sabelli, Ditacchio. Rimessa laterale. Sabelli va avanti per Caputo. Due avversari su di lui. Ditacchio prova a rallentarlo. Caputo cerca il calcio d'angolo e lo ottiene. Primo corner della ripresa. Batte Galano con il sinistro a rientrare. Incontro Stojan. Poi si ferma. Rossini, Ligi, Donati, De Luca, Caputo, Calderoni e Defendi. Sono in tanti, solo Sabelli dietro. Galano, secondo palo. Pellizzoli in due tempi. Porta sempre molti saltatori in area di rigore. Mangia con solo un uomo a difendere, Sabelli, che è velocissimo. Ligi. Calderoni. Donati, Ligi. Cesar, Sansovini con il petto, poi gioca dietro Baldanzeddu, subito avanti per Moreo, c'è Sansovini che lotta con Ligi, sfrutta le sue lunghe leve, riesce ad anticipare il numero 9. Baldanzeddu ammonito nel primo tempo per un fallo su Stojan. Mazzarani vuole ancora Baldanzeddu, fermato da Calderoni. Donati, c'è Defendi che taglia centralmente, Donati allarga per Galano, arriva anche Sabelli, 2-1, è solo Lewandowski, Sabelli, c'è il taglio di Caputo, il cross, primo palo, la deviazione di Russo e palla sul palo, ha rischiato l'autogol il capitano, eccola la prima occasione della partita, al terzo minuto per il Bari, un brivido anticipato Defendi da Russo che stava per sbagliare porta. Donati. Per la prima volta sono riusciti ad andare sull'esterno. 2-1. Hanno creato problemi. Sabelli e Galano contro Lewandowski. Galano. Fino in fondo. Crossa con il destro nel suo piede. La palla non si alza. Troiano. Mazzarani. Davanti solo Sansovini. È un 2-4. Ma i due dell'Entella sono pericolosi. Mazzarani scivola.
vicino Baraccani, lascia giocare, credo abbia visto bene Calderoni, vuole Caputo, bravo di tacchio in traiettoria, alza subito il pallone, ancora per Sansovini, Ligi fa rimbalzare il pallone, Sansovini gli passa davanti, c'è Troiano e Moreo al limite, Sansovini protegge, aspetta l'arrivo di Troiano, poi gli lascia il pallone Troiano, lasciato tanto spazio per calciare Rossini, erano indietreggiati gli uomini della difesa del Bari invitando Troiano al tiro, Rossini, Donati cerca il taglio di De Luca, palla imprendibile, l'anticipo di Russo su Defendi, ha fatto il massimo, fortunato il palo, gli ha evitato un brutto debutto, o meglio, più che brutto, sfortunato, visto che sin qui sta giocando un'ottima gara. Lewandowski, Sansovini, due uomini contro di lui, Galano lo ferma con le cattive, secondo Baraccani, punizione, aspetta, aspetta, dice Sansovini a Troiano, vuole tornare in posizione vicino a Moreo, pronto a sfruttare la sponda del compagno, Cesar, Russo, Sabelli, Troiano gioca per Sansovini che può girarsi, bella palla per Moreo, leggermente alta, l'idea però era quella giusta, Calderoni, Stojan, sorta di 4 contro 4, c'è Di Tacchio ad aiutare dopo l'uscita di Baldanzeddu, Stojan, punta Di Tacchio, supera Moreo, Stojan cerca la sponda, molto bravo Battocchio in zona, Donati, Defendi, eccolo Sabelli, punta Lewandowski, lo supera, va sul fondo Sabelli, riesce a crossare, palla per Stojan che sfiora Calderoni, più che calciare qui ha evitato una possibile ripartenza di Mazzarani. Moreo, Rossini, Donati, il regista della squadra, Calderoni, scivola, si rialza, Ligi, Defendi, Galano, controlla, largo Sabelli, Caputo, va al fallo, arbitro lo invita a rialzarsi, Mazzarani, c'è il taglio di Sansovini, Ligi ha letto bene la situazione, Donati, questo inizio di ripresa, il Bari fa la partita, Lentella pronta a ripartire, Di Tacchio, Russo, rinvio lungo di Pellizzoli per Moreo, la prende Rossini, cresciuto lo svizzero nel vivaio della Samp, Lewandowski che prima della partita si è fermato a parlare molto con Volski, i due sono incrociati nelle varie giovanili polacche, un anno più grande, Volski di Lewandowski, Defendi, Stojan per Calderoni, Donati,
Ne insegue Battocchio. Continua a correre l'ex Watford, scorso anno 4 gol nella seconda serie inglese. Troiano con troppa fretta, infatti Prina, avete intravisto, invita i suoi a restare più tranquilli, più calmi. Stojan, eccolo, l'ultimo passaggio che manca anche in questo inizio di ripresa. Manca, c'è da dire, anche un po' di lucidità, un po' di condizione. Normale, siamo solo alla prima giornata. Sabelli, il dribbling su Troiano, bravo Sabelli, sta crescendo nella ripresa. Dopo questa gara risponderà alla convocazione di Di Biagio per l'Under 21. Di Biagio che ieri era a Perugia per seguire la prima gara della Serie B 2014-2015. Campionato ci fa scoprire sempre giovani molto interessanti. Donati, Rossini, Sabelli. Rossini con pazienza da Donati. Tutta dietro la Virtus Entella. Defendi. Forte con l'esterno. Stojan sponda Calderoni. Cerca De Luca, anticipato, gioco pericoloso. La Zanzara. Si inquina un appunto. C'è movimento. C'è due panchine. Tre uomini per l'Entella, tre uomini per il Bari. Sempre a cercare Moreo, Donati, ben posizionato, Defendi, Caputo, con Regalano, arriva ancora Sabelli, Caputo va dal numero 10, sovrapposizione di Sabelli, ancora un 2 contro 1, come un'occasione del palo, Sabelli, cross teso, Russo, preciso. Di Tacchio, Moreo, sbaglia il controllo, non era facile, rimessa per il Bari, sta diventando una soluzione, questo 2 contro 1 sulla fascia, Sabelli e Galano. Lewandowski adesso non è molto aiutato dai compagni. È spesso, viene messo in mezzo. Sabelli per Caputo, in area di rigore. Prova a girarsi Caputo. Ultimo tocco è di Tacchio. Altro calcio d'angolo, ancora conquistato dal capitano. Donati, Rossini, Calderoni, Ligi e Caputo, tutti vicinissimi, anche De Luca, tutti dentro. Adesso i movimenti, Galano va sul secondo palo, pallone lungo per Ligi, la prende Baldanzedu, Calderoni la tiene viva, Troiano in anticipo ancora sull'ex Crotone. Defendi, il velo di Stojan, Caputo poco preciso, Battocchio, Troiano, elegante, ancora Battocchio, ha corso molto, ha giocato pochi palloni. Adesso la porta, ragazzo di Rosario, italo-italiano, nonni erano di Treviso, Sabelli. Corre ancora a destra, buono il cross per De Luca, l'anticipo di Cesar, sta facendo la differenza in questo secondo tempo, Sabelli sulla fascia destra, corsa, qualità e dinamismo per il ragazzo, classe 1993, a proposito di giovani. Ecco le marcature. Calcio d'angolo, lungo, imprendibile,
stavolta non hanno sfruttato la palla inattiva. Male Stojan, anche nel primo tempo ha sprecato il primo calcio d'angolo. Eccolo il primo cambio della partita, Litteri che dal posto di Moreo, che non ne ha più, ha corso tantissimo. Entro Litteri, attaccante siciliano, anche lui ama battagliare là davanti, grande forza fisica. Mazzarani, Donati, anche lui come Moreno non è un goleador, Litteri però riesce con le sue giocate a far giocare bene la squadra. Sansovini, grande lavoro Sansovini, c'è Troiano tutto solo centralmente, palla per Di Tacchio, attenzione al sinistro, è lento, male nel primo controllo, adesso può ripartire il Bari con Galano. Di Tacchio che prova a rallentarlo, Stojan in mezzo a De Luca, arriva anche Caputo, si è allargato Stojan, Battocchio, buon lavoro in fase di non possesso per Battocchio, grande sacrificio, ha aiutato l'inquadrato Baldanzeddu. Iniziato il riscaldamento anche Pedro Costa Ferreira. Lentella, altro nuovo acquisto, arrivato alla seconda divisione dal Messina. Caputo, Donati, Russo in anticipo, Sabelli controlla e calcia, pallone alto. Stevanovic è il primo cambio nel Bari, che dal posto di Stojan. Sì, fuori Stojan, visto poco, può dare molto, a molto di più. Dentro Stevanovic. Scorzando a Palermo. Sue varie stagioni non è mai riuscito a trovare continuità, ma quando in giornata in Serie B è difficile da prendere. Sabelli, Di Tacchio, sempre preziosissimo davanti alla difesa. Troiano, Litteri, sponda per Lewandowski, alza bene il pallone da Sansovini, Rossini con il fisico lo rallenta, ma ha un buon piede Lewandowski e giustamente Sansovini apprezza l'idea del compagno. Anche Troiano, l'avete visto, ma ha applaudito il numero 30. Doppio intervento e scivolata di Tacchio, prima i difendi, De Luca a spazio tra le linee, De Luca va da Caputo, fermato da Cesar. Lo ha mangiato in questa circostanza con la giusta grinta, con la giusta attenzione. Molto bravi i due centrali. Ne stanno soffrendo il salto di categoria. Litteri colpisce Galano, nulla di grave, si rialza il 10. A destra, Baldanzeddu. Galano continua a protestare con il guardalinee e il pubblico si arrabbia. Litteri, Di Tacchio, Troiano, zona tiro, controlla, calcia Troiano, Donnarumma in calcio d'angolo, buona conclusione di Troiano, stop e tiro col mancino, Donnarumma c'è. Continua poi a parlare con Galano, Troiano, è il tiro, attento Donnarumma, batte Mazzarani, primo calcio d'angolo della ripresa per la Virtus Entella. Mazzarani, colpo di testa di Litteri, palla ancora buona. Russo, sponda, Di Tacchio, salta anche Baracani contro Rossini, il cross non passa, un po' di fortuna nel rimpallo. Russo, cross, la palla è uscita.
di nuovo il tiro di Troiano, la buona risposta di Donnarumma, due parate, due tiri da fuori, prima di Tacchino, adesso Troiano, ma deviazione in calcio d'angolo, fallo, stavolta troppo aggressivo Cesar su Caputo. Caputo, palla dentro di Stevanovic per De Luca, Stevanovic non riesce a girarla verso la porta in maniera adeguata, rimessa dal fondo, una fermata, difesa dell'Entella, voleva il fuorigioco di De Luca, buona prima iniziativa di Stevanovic. Visto sbucare il pallone all'ultimo, ha cercato poi complicato esterno destro, l'ha presa con la punta. Donati Troiano, Galano, lui usa bene l'esterno, Caputo poco preciso nella sponda. Litteri, sponda sbagliata, defendi, Caputo può girarsi, si allarga De Luca, c'è Galano tra le linee, la palla arriva al numero 10, sponda per Donati. De Luca, Calderoni, è lenta la manovra, Stevanovic, vediamo se aumenta il ritmo, finta doppio passo, poi bloccato, non aumenta il ritmo, perde palla, ancora attento Battocchio, portato in Italia dall'Udinese, giocava negli Wells All Boys. Aumentando l'intensità del riscaldamento anche Salviato nel Bari. Litteri, Battocchio, Baldanzeddu, cross lungo, imprendibile per Sansovini, mette subito Donnarumma, destra per Sabelli, sempre una buona idea oggi, defendi Stevanovic, De Luca può girarsi, più bassa l'intensità adesso dell'Entella, Calderoni fino in fondo, dietro per Caputo, azione perfetta del Bari, è tornato dopo la squalifica e mette subito lo zampino il capitano Francesco Caputo, è 1-0. Va tutto il campo per andare a festeggiare con i suoi tifosi, hanno provato diverse volte questa soluzione sulla fascia destra, due volte hanno bucato, per la prima volta sfondano a sinistra, tornano a fare il trenino come il finale della passata stagione, come una vita fa con Tovaglieri, con Protti, nei momenti belli del Bari, chissà se questi momenti possano tornare in fretta. Bravo Calderone, andare fino in fondo, palla arretrata da manuale per Caputo che apre l'interno e sblocca la partita. Il 4-3-1-2 può soffrire sugli esterni. Nel primo tempo non è mai successo perché la squadra era fresca, continuavano i centrocampisti ad aiutare i due terzini, meno in questo secondo tempo. Due volte hanno sfondato a destra, una volta a sinistra e hanno fatto gol. Russo supera Caputo. Vediamo adesso la reazione dell'Entella. Litteri, Di Tacchio, Baldanzeddu, Sansovini, Litteri e Battocchio dentro, vicino Mazzarani, si è visto meno nel secondo tempo, Baldanzeddu punta Stevanovic, poi torna indietro, Mazzarani, si muove Battocchio, spazio, riceve Battocchio, cerca la sponda, poi si gira Battocchio, stile calcio a 5, il controllo perfetto con la suola nello stretto, Baldanzeddu questa volta punta l'avversario, il cross deviato, il pallone si alza, c'è Litteri che lotta con Rossini, la prende due volte Rossini. De Luca con la rabona per Caputo, deve passarla tranquillamente con il piede destro e mangia, se lo mangia, scusate il gioco di parole, puntandogli il dito contro, invitandolo a non esagerare. Defendi Caputo, Donati,
Galano, c'è Sabelli, eccolo il classico schema, palla dietro, palla avanti, Sabelli, cross, Cesar, stanno funzionando adesso le idee di Mangia, sta crescendo il Bari anche perché fisicamente è calata la squadra di casa. Sabelli, Galano con la punta, Rossini, Donati, Stevanovic di prima con la mano, Baldanzeddu fischia Baracani, Battocchio supera anche l'arbitro, c'è Mazzarani in posizione irregolare, adesso torna e gioca di sponda, Baldanzeddu, Sansovini l'intero in mezzo, c'è anche Troiano che è un ottimo saltatore, Mazzarani, il cross è buono per Sansovini, si è alzata la bandierina, fuori gioco, uscita coraggiosa Donnarumma, Pedro Costa Ferreira sta per entrare nella Virtus Entella, eccolo, scorso anno 14 gol con il Messina. Potrebbe prendere il posto di Battocchio per avere una più offensiva. Cesar, Battocchio, lancio impreciso per l'Itteri, Troiano, Litteri al tempo di girarsi, Baldanzeddu da solo, non ci sono compagni vicini, ma deve puntare Stevanovic, ora arrivano i rinforzi, Sansovini, Ligi, Stevanovic, Calderoni, Donati, De Luca con la punta per Caputo, Galano difende in mezzo, Caputo porta il pallone, palla arretrata per De Luca, lunga del numero 9, Troiano sbaglia il tocco, molto stanco, Donati difendi, torna sulla fascia, Caputo e Galano in area di rigore, difendi, crossa con il sinistro a cercare Caputo, l'anticipo di Russo, Donati sempre in posizione, ha giocato un'ottima gara, Calderoni, suo l'assist per il gol di Caputo, Ligi, Sabelli, abbassa il ritmo il Bari con il possesso palla, Calderoni difendi, fa vedere Sabelli alla metà strada tra lui e Galano, lì c'è Lewandowski, ventisettesimo, Donnarumma controlla e rinvia, non bene, è il cambio dentro, Pedro Miguel Costa Ferreira al posto di Battocchio, cambio prevedibile per avere una squadra più offensiva, con Pedro ragazzo molto bravo nell'uno contro uno, bravo nel creare superiorità numerica, un ragazzo che poi vede la porta, lui a destra adesso e Mazzarani a sinistra, due uomini di fantasia alle spalle dei due attaccanti, Baldanzeddu, Troiano, vuole subito Pedro, palla non passa, Mazzarani gioca di prima, bene per Pedro che controlla, arriva Lewandowski a sinistra, bella azione da Virtus Entella, Lewandowski, il cross deviato, Donnarumma la blocca, bravo nel seguire l'azione Galano, bella azione della Virtus Entella, subito è entrato in partita Pedro, scambiato con Mazzarani e ha liberato a sinistra Lewandowski. Devi
visto. Galano difende, adesso attacca. De Luca, ottimo movimento, spalla alla porta, poi Cesar lo ferma di tacchi in scivolata, colpisce Caputo, fallo. Intelligente Caputo, la protezione della palla. Pronta a calciare Galano, quella è la sua zona. Giocatore del Bari, lo vedete, ne approfittano per una sorta di time out. Tutti a bere. Fa caldo oggi a Chiavari. Ecco il fallo di tacchio netto su Caputo. Molto pericolosa quella zona. Fischio di Baracani. Attenzione anche al palo del portiere. Galano a giro, Pelizzoli con la punta delle dita. È finita. De Luca, il cross, il secondo palo, aspetta l'arrivo di un compagno, lunga per Calderoni, poi dietro 1-2 Calderoni, Stevanovic al volo, Stevanovic, Pelizzoli la blocca, ancora un 2 contro 1 sugli esterni, ancora il Bari che va, bravo Pelizzoli soprattutto sul primo intervento su Galano. Questo forse il pallone sarebbe uscito. Bravo comunque Pelizzoli nel arrivare sulla traiettoria sempre insidiosa al numero 10. Sabelli scivola, Sansovini la recupera, poi Donati. Donati, palla avversario, punizione. Grande gara però di Donati, è tornato a Bari con lo spirito giusto. Troiano, ottimo il lancio per Pedro che controlla, Sansovini l'intero in mezzo, Pedro la finta, cross sul secondo palo per Mazzarani, imprendibile. Buona coordinazione di Stevanovic, però non è riuscito a imprimere potenza alla conclusione, era comunque complicato. Un quarto d'ora, più recupero al termine, 1-0 per il Bari. Il gol di Caputo. Baldanzeddu. Troiano, protegge palla. Baldanzeddu. Lunga per Pedro, Calderoni. Donati. Stevanovic. Scivolata, fermato bene da Troiano. Cresciuto nel secondo tempo Michele Troiano. Rossini, lungo per Caputo, fallo di Russo, ancora utilissimo là davanti Caputo, prende fallo, fa salire la squadra e passano i secondi sul cronometro. Sciaudone, il secondo cambio nel Bari al posto di Donati che non ne ha più. Il Bari sostituisce il numero 5 Donati con il numero 8 Sciaudone. Applausi da parte dei tifosi del Bari, meritati per Donati, uno dei migliori. Dentro Sciaudone, formato la coppia con Defendi nelle gare di Coppa Italia. Rossini, Donnarumma. Troiano di tacchio. Mazzarani. Ottimo lavoro di Mazzarani che nasconde palla a Defendi e Sciaudone. Fallo di Defendi. Mazzarani, pronta al taglio Pedro, palla lunga per lui, Ligi, molto bravo, ottimo il taglio di Pedro, sta muovendo benissimo. Pedro, Baldanzeddu, battono velocemente il calcio d'angolo, Mazzarani anticipato sul più bello,
ancora la copertura di Ligi, cross di Tacchio, Calderoni allontana, adesso la reazione dell'Entella c'è, un carattere, sono tornati avanti, soprattutto con l'ingresso in campo di Pedro, ma c'è lo spunto di Stevanovic che ne salta due, è un 4 contro 4, vediamo se riescono a chiuderla, tutto solo Galan all'altra parte, palla lenta per De Luca, torna Troiano, prende il pallone, la giusta carica, Troiano ha salvato questa situazione. Baldanzeddu, Mazzarani fa dare il pallone da Pedro, poi a destra da Baldanzeddu, torna Caputo perché fuori posizione Stevanovic, torna Mascivola, Baldanzeddu troppo facile per Donnarumma, non ce la fa più Caputo dopo il recupero sulla fascia, è rimasto giù, non ha più energie, mentre per la Virtus Entella sta per entrare credo Malele, crampi per Caputo, Brina ne approfitta per dare indicazioni al capitano, al russo, ha giocato una buona gara. Voleva delle risposte, cerca delle risposte queste prime gare di campionato prima, per capire soprattutto se la sua squadra è pronta per giocare in questa categoria. Qualche risposta sta arrivando già dalla partita di oggi. Entella, una squadra molto ben organizzata con buone, buonissime individualità. Di fronte ha trovato una delle squadre più attrezzate per il salto. Mancata un po' di brillantezza fisica nel secondo tempo, hanno sofferto soprattutto sugli esterni, da lì è arrivato il gol di Caputo, sì, sta per entrare Malele, arrivato dal Palermo, molto bene con la primavera, le sue apparizioni invece in prima squadra non ha mai brillato, attaccante, prima punta, molto rapido. Vedremo se al posto di Sansovini oppure al posto di un centrocampista o Troiano, di Tacchio, Mazzarani più basso e tutti avanti, Olin, Mazzarani, Lewandowski, Troiano, si allarga Pedro a destra, non lo vedete, a sinistra Troiano e perde il pallone, defendi, ha tanto spazio Caputo che si è ripreso, si allarga De Luca, servito in mezzo Stevanovic che si muove, detto un passaggio, Sciaudone, facile, defendi, sta per entrare Romizzi del Bari, De Luca credo al posto di Caputo, un centrocampista in più, prima il cambio della Virtus Entella, esce Lewandowski, eh sì, va Olin Prina, tutti avanti, fuori un difensore, dentro un attaccante, e Romizzi al posto di Caputo. Non ne ha più, piano piano, lascia il campo l'autore del gol, Francesco Ciccio Caputo. Forse il migliore in campo, e non solo per il gol. Lui, Sabelli nel Bari, anche Donati, Lentella, due centrali e Mazzarani. Di Tacchio, lancio lungo per Pedro che controlla, ancora è l'uno contro uno, alza il pallone, c'è Malele tutto solo, Malele la sponda arretrata, Sansovini anticipato da Rossini, il compito di Malele è fare tutta la fascia da terzino, naturalmente super offensivo,
Qui stare attento adesso Galano in fase di non possesso. Sbaglia il tocco di Tacchio, anche lui ha perso lucidità nel secondo tempo. C'è Romizzi al fianco dei defendi con Sciaudone, Stevanovic e Galano sugli esterni, centrocampo a 5 adesso per Mangia. Malele, palla complicata per il russo che non rischia. Pelizzoli. Rossini al terzo tempo prima di Litteri. Di Tacchio. Romizzi tocca il primo pallone della partita. Fuori gioco di Sansovini, continua a tenere alta linea difesa al Bari. Ligi, Sciaudone, ottimo il primo controllo che diventa dribbling. Defendi, finta andare Galano, poi si avvicina al compagno. C'è anche De Luca, difendi in maniera saggia, torna indietro. Sabelli, Cesar prima di De Luca, Sciaudone, mano di Pedro, giallo il numero 17. Sin qui non ha sentito il doppio salto Pedro dalla Lega Pro seconda divisione alla Serie B. Buon impatto sulla partita, ha dato vivacità all'attacco, creando l'unica occasione con Lewandowski, fermata al momento del tiro. Galano, grande giocata con il tacco, defendi con l'esterna, ancora per Galano, di qualità. Russo allontana, passa nei secondi sul cronometro, ha gestito bene il vantaggio al Bari. Un ottimo giro palla, favorito anche dalla pressione più bassa nella ripresa dell'Entella. Malele, Litteri con il fisico, protegge palla contro Rossini, poi la sponda, Troiano, tanto spazio Pedro, lo vedete invocare il pallone. Troiano più lungo da Sansovini, che controlla, può montare Calderoni. Sansovini rallenta, aspetta l'arrivo di Baldanzeddu, che c'è? C'è anche Calderoni, però in anticipo. Si fa soffiare il pallone e commette fallo. Calcio di punizione regalato da Calderoni alla Virtus Entella, una buona occasione. Arrivano i due centrali pericolosi nel gioco aereo, Russo e Cesar. Per Russo 4 gol lo scorso anno, 3 per Cesar. Russo che è anche un ottimo calciatore di rigori. Vediamo cosa inventano, anzi cosa inventa Mazzarani, mandato via Pedro. Manca un uomo dietro e Pina si arrabbia, richiama Baldanzeddu, uomo il Bari in difesa. Cesar, Litteri, Russo, Malele, Sansovini e Troiano. Ma anche Pedro in mezzo. Troppi contatti. Maracani richiama Romizzi e Malele. Mazzarani, morbido, fallo in attacco. Schiato fallo al Russo. Ma di chi? Bara, dice Troiano. A Maracani. Fallo fischiato al Russo. Sta trattenuta di Russo su Rossini, ce ne sono diverse, anche quella di Cesar su Sabelli. Troiano, Pedro tiene la posizione, tiene il pallone, subisce fallo. Mazzarani, Baldanzeddu, Litteri,
Rimbalza il pallone, allarga per Malele, palla lunga, corre Malele, riesce a tenerla in campo. Questa volta la Virtus Entella ha mancato l'ultimo passaggio, ha sbagliato il tempo dell'intervento Rossini, lasciando spazio a Litteri, che ha prolungato con poca precisione per Malele. Si è allargato Russo a sinistra, tre marcature a uomo dietro per la Virtus Entella. Baldazzello su Stevanovic, Cesar su De Luca, eccoli. Buon lavoro di De Luca, c'è largo Galano, ha tanto spazio, occhio al mancino. Galano va sul sinistro, la fa girare! Eccolo, Galano, la prima magia della stagione per Galano a Chiavari. Una sua classica conclusione, la palla che gira sul secondo palo. Spettacolare iniziativa offensiva di Galano, che segna il 2-0. Giustamente gli va a pulire la scarpa Sabelli. Sono i suoi gol questi. Sbagliato qui Russi, ha lasciato troppo spazio sul mancino. Grande perla del numero 10. Esultanza di Mangia al 44esimo. Arriva il gol che probabilmente chiude la partita. Fa contenti i tifosi del Bari. Accaldati ma contenti. Troiano. Di Tacchio sbaglia il tocco, brutto secondo tempo per Di Tacchio. Controfallo segnalato a Calderoni. Buon secondo tempo per il Bari, primo tempo molto equilibrato. Ha provato giustamente Prina a pareggiare la partita con l'inserimento di Malele, il giocatore offensivo, e Galano ha sofferto, o meglio Russo ha sofferto l'uno contro uno con Galano, che è un altro passo e ha fatto vedere le sue qualità. 4 di recupero. Il cross, Sansovini, Litteri in area di rigore, ancora Sansovini alla fuori. Devono trovare anche l'intesa offensiva Sansovini e Litteri, Sansovini e Moreo, squadra molto nuova, soprattutto da davanti. Solo Moreo c'era anche lo scorso anno, i giocatori offensivi utilizzati oggi da Prina. Baldanzeddu, Di Tacchio con l'esterno, Troiano, Rossini, molta calma, Calderoni, Sciaudone, c'è vicino Stevanovic, dall'altra parte ancora Galano che chiede palla, anche De Luca, Stevanovic fermato nell'uno contro uno da Cesar, l'ultimo ad arrendersi. Bravo Stevanovic, dopo aver perso palla è riuscito a recuperarla. Stevanovic, Romizzi, Defendi, eccola la gestione della palla del Bari, possesso palla ben fatto nella ripresa dopo il gol. Cesar ancora con estrema facilità supera De Luca. Pedro, Russo, Galano per un attimo, Russo poi lo ferma. Defendi, gioca ancora con Sabelli, con le ultime energie corre sulla fascia destra, lo insegue Malele che è più fresco, allora Sabelli frena. Defendi, bene anche da centrocampista centrale. Galano, Sabelli, Sciaudone, Romizzi, continua il torello a tutto campo. Di Tacchio, Romizzi,
Defendi. Dietro da Donnarumma. Una buona Virtus Entella. Nel primo tempo una ripresa, come dicevo, mancata la squadra un po' fisicamente. La maggiore tecnica del Bari è uscita fuori. Baldanzeddu. Troiano. Zona tiro con l'esterno Romizzi. Però comunque questa sembra una squadra che può far bene in Serie B. Adesso il contropiede. 3 contro 3. Stevanovic a sinistra, Galano a destra, De Luca va centrale. Adesso lascia Galano che manca il controllo del pallone. Di Tacchio. Litteri. Staccolato da Baracani. Di Tacchio, Mazzarani. Malelle. Punta Sabelli, arrivano 2-3 avversari intorno a lui. Riesce a crossare Malelle, la palla non è uscita, ma ci sono compagni pronti a calciare. Cala il sipario. Il Bari vince la prima gara della stagione, 2-0 contro la Virtus Entella. Prima il gol di Caputo.